Cari amici, benvenuti! Quante volte avete sentito nominare le heat pipe o le vapor chamber? Beh, magari quest'ultima è un po' meno, ma oggi vediamo di cosa si tratta, come sono fatte e come funzionano. Le heat pipe sono un elemento fondamentale per il raffreddamento dei moderni PC e notebook, anche se in realtà sono utilizzato anche in altre aree dell'elettronica. L'esempio più pratico di impiego di heat pipe lo possiamo vedere appunto sui dissipatori per i processori o per le schede grafiche. Sono elementi facilmente individuabili, sono quei tubi che diciamo che passano per tutta la lunghezza dei vari dissipatori. L'obiettivo delle heat pipe è quello di velocizzare lo scambio di calore. In un classico dissipatore per CPU le heat pipe partono diciamo dalla base e poi da lì si diramano per raggiungere tutta la lunghezza del dissipatore fino alla zona del gruppo lamellare. In questo modo è possibile utilizzare appunto la heat pipe per trasferire e velocizzare lo spostamento del calore dalla base in un'altra zona più lontana. Sappiamo che i metalli sono dei buoni conduttori di calore, questo è il motivo per cui, immaginiamo un dissipatore collegato a una CPU, il calore si trasferisce dalla parte del processore, quella più calda, a tutto il resto del corpo. Quello che rende le heat pipe più performanti rispetto a un semplice pezzo di metallo è il modo in cui sono fatte e come funzionano. Si tratta infatti di tubi all'interno di cui c'è un liquido e attraverso la transizione di fase è possibile spostare il calore da una parte all'altra di questo tubo. Sembra qualcosa di estremamente complicato, ma in realtà non è così complicato, perché nel caso delle heat pipe la transizione di fase implica il fatto che questo liquido passa appunto da uno stato liquido a uno stato gassoso. Insomma, per farla semplice, immaginate dell'acqua, magari in una pentola, che quando viene riscaldata passa appunto dallo stato liquido allo stato gassoso sotto forma di vapore e si allontana dalla pentola. Questo liquido posto nelle heat pipe, messo in un ambiente sotto pressione, vicino al processore, alla zona calda, cambia stato, quindi si trasforma da liquido in vapore e si allontana dalla base per, diciamo, proseguire la strada all'interno del tubo. Questo accade per varie proprietà fisiche, nonché grazie alla conformazione interna dell'heat pipe, che sfrutta il concetto di capillarità. Non serve addentrarsi in concetti più complicati, diciamo solo che come è fatta l'heat pipe, il modo in cui è costruita, velocizza questo spostamento del vapore, del liquido trasformato in vapore, dalla zona calda alla zona più fredda, e quando poi è giunto nella zona più fredda si condensa, torna allo stato liquido e ritorna verso la parte calda dell'heat pipe. E così il ciclo si ripete all'infinito. È tutto in questo concetto di trasformazione e trasporto dal calore che rende l'heat pipe una soluzione molto utilizzate nei dissipatori per renderli più efficienti. Le vapor chamber invece, che sono molto utilizzate soprattutto magari in dissipatori grandi come quelle delle schede video, li possiamo raccontare semplicemente come delle heat pipe schiacciate. La superficie di contatto di queste vapor chamber è superiore rispetto a quella delle heat pipe e quindi sono sicuramente più idonee per andare a raffreddare o ad essere comunque a contatto con dissipatori di dimensioni più grandi. Tuttavia, rispetto alle heat pipe, il processo di costruzione, quindi anche il costo stesso di produzione, è molto elevato, motivo per cui quindi non sono così diffuse come la classica soluzione dei dissipatori normali, cioè quelli che combinano delle heat pipe con dei gruppi lamellari. Bene ragazzi, quindi ora sappiamo bene perché si utilizzano così spesso queste heat pipe e sappiamo anche come funzionano. Io vi ringrazio per avermi seguito, se avete ancora qualche dubbio scrivete qui sotto nei commenti. Vi raccomando, lasciate un mi piace al video, condividetelo con i vostri amici e se ancora non lo siete iscrivetevi al canale per altri video su approfondimenti tecnologici. Grazie ancora, noi ci vediamo in un altro video. Ciao! Hey,